Raccolta differenziata a Crecchina, cambia il sistema di conferimento dei rifiuti. Lagonegro in TV, la sfida a mezzogiorno in famiglia. Petrolio Lucano, grande essenza dell'incontro a Lavoria. Rivello stretta nella morsa della crisi, chiuse due attività commerciali. Cultura a Crecchina, il forum regala dei libri ai più piccoli. Salve a tutti e benvenuti alla nuova puntata di Trekking News, il notiziario quindicinale interamente realizzato dal Forum dei Giovani di Trecchina, per creare uno spazio di approfondimento sulle notizie che interessano la Valle del Noce. Riprendiamo oggi, dopo la pausa natalizia, con un'edizione carica di notizie interessanti. Il 23 dicembre si è tenuto nel Salone delle Scuole Medie un incontro con la cittadinanza per illustrare il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti presso le nostre abitazioni ed il conferimento degli stessi in discarica. L'entrata in vigore del nuovo sistema è prevista per il prossimo mese di febbraio. Data l'esiguità del tempo, l'evento è stato scarsamente pubblicizzato e la presenza di pubblico, quindi, davvero modesta, ma per ovviare a questo problema, noi del forum abbiamo realizzato un servizio, che ora vi proponiamo. Le interviste sono di Vladimir Casella e Giuseppe Puppo. Da quando è stata istituita la TARES, prima, data di oggi, il sistema di pagamento dei rifiuti si è modificato di molto. Mentre prima il comune, con il pagamento della tassa sui rifiuti, doveva coprire una percentuale della raccolta, il costo complessivo della raccolta. Da quando è stata istituita la TARES prima e la TARI poi, i comuni devono far pagare ai cittadini il costo della raccolta dei rifiuti, quindi non solo il costo della raccolta ma anche il conferimento in discarica, cioè tutto quello che riguarda, diciamo, il ciclo del rifiuto. Pertanto oggi abbiamo l'obbligo più che mai di andare a fare una raccolta, diciamo, selezionata del rifiuto. Fare la raccolta selezionata ci darà sicuramente la possibilità di conferire in discarica, perché il costo maggiore è il conferimento dell'indifferenziato della discarica, ci dà la possibilità, dicevo, di poter, noi dobbiamo necessariamente portare in discarica meno di tutto, dobbiamo tutto e prima di tutto andare a differenziare maggiormente il rifiuto. Si differenzia in più modi, si differenzia innanzitutto così come lo stiamo facendo adesso, la fascia secca, quindi plastica, carta, cartone, lattine e vetro, ma con quelle percentuali, il percentuale della fascia secca non ci dà la possibilità di fare grandi risparmi. Il grande risparmio si ha se riusciamo noi a differenziare la fascia secca. È il motivo per cui noi, con questo nuovo sistema di raccolta, vogliamo puntare molto alla raccolta e a differenziare la frazione umida. Ciò significa che se noi riuscissimo in questo anno a fare una buona raccolta differenziata, noi potremmo risparmiare sul costo del conferimento, che per l'anno scorso è stato di oltre 150.000 euro, potremmo risparmiare anche il 70-80%. Noi puntiamo a risparmiare questi soldi sul conferimento e quindi far pagare di meno, e quindi far trovare alla gente la prossima bolletta, cioè, meno costosa rispetto a quella della precedente. Allora, nel vostro comune dal 1 febbraio 2011 cambierà la modalità di raccolta del rifiuto, infatti passerete da una raccolta di monomateriale, che penso che è attuata qui da voi, cioè solo carta, solo plastica, solo vetro, a una raccolta multimateriale. Quindi questi materiali, carta, plastica e lattine, piccoli pezzi di cuoio, verranno raccolti insieme in un unico sacchetto che l'azienda distribuirà a tutte le famiglie. Inoltre raccoglierete da parte anche l'umido, che praticamente sono tutti gli scarti alimentari, metterete anche in sacchetti materbi totalmente biodegradabili da portare in impianti di compostaggio, e l'unico materiale che raccoglierete da parte sarà il vetro, perché poi, insomma, questi materiali verranno portati in un impianto dove verranno ulteriormente selezionati e avviati verso, insomma, la trasformazione. Il bene, il merce raccolto,
destinazione? La destinazione del multimateriale è l'impianto di Atella del consorzio Seari. C'è proprio un impianto che forse, no, senza forse, è il primo in Basilicata, è un impianto all'avanguardia dove avviene la separazione del multimateriale sia automaticamente sia manualmente, per i materiali che non si possono, le macchine insomma non riescono a... Per quel che riguarda l'umido abbiamo impianti nelle province calabresi e impianti in Puglia, dove noi insomma portiamo l'umido raccolto. I viaggi saranno quotidiani oppure ci saranno vari passaggi? La modalità dei trasporti per un fatto anche di abbattimento di costi non può essere quotidiana, quindi sarà fatta, io penso, come comune di Trentina, una volta al mese. Infatti il comune di Trentina si appoggia all'isola ecologica di Maratea, a una sua area nell'isola ecologica di Maratea, dove noi abbiamo posizionato dei cassoni, quindi i materiali vengono poi portati all'isola ecologica di Maratea, messi nei cassoni, quando questi cassoni scarrabili sono pieni, l'azienda prende i cassoni e li porta nei vari piani. E invece l'umido? L'umido stessa cosa, solo che per l'umido dobbiamo attenerci alle 72 ore, essendo facilmente il materiale che si decompone, abbiamo 72 ore di tempo per portarlo nell'impianto, quindi penso che con l'umido ci vedremo un attimino di raccordarci con gli altri comuni, quindi di fare un carico insieme con gli altri comuni e portarlo. Un'ultima domanda, che poi è quella che è principalmente essere cittadini: quale sarà il vantaggio del cittadino a lungo andare? Raggiungeremo mai le percentuali che si può raggiungere l'Alto Brado? Per esempio, so che Melfi non vale neanche più la TARI, almeno per il 2014. Allora, intanto la prima cosa da fare è insistere sulle famiglie, quindi sensibilizzare al massimo la popolazione affinché venga fatta sia qualitativamente che quantitativamente una buona raccolta. Se tutto il lavoro funziona, sicuramente il cittadino avrà un abbattimento della tassa dei rifiuti e sicuramente insomma ne gioverà tutta la comunità e la terra intera, penso, no? Inoltre abbiamo anche previsto, anzi lo dico, per chi vuol fare del compostaggio domestico, di dare a ogni famiglia una compostiera. Ah, fornite stesso voi? Forniamo stesso noi la compostiera e sicuramente il comune, ne abbiamo già parlato, penserà a una detassazione sempre sulla tassa dei rifiuti per chi fa l'umido, per chi fa insomma il compost in casa. Durante le scorse feste di Natale, il comune di Lagonegro ha partecipato al noto programma di Re2 Mezzogiorno in Famiglia, che nel suo consueto appuntamento del fine settimana propone ogni volta una sfida tra due comuni del nostro bel paese. Per 3 settimane è toccato ai ragazzi di Lagonegro giocare e mantenere la propria posizione. E dopo 3 settimane sono riusciti a piazzarsi al 4° posto della classifica dei paesi che hanno partecipato al gioco, come vittorie di puntate e punti fatti. Ciò vuol dire che hanno buone possibilità di accedere ai 1/4 di finale, che inizieranno a metà aprile. Il programma è stato inoltre l'occasione per il paese di mostrare a tutto lo stivale quelle che sono le peculiarità di un comune della Valle del Noce. Non c'è che dire, un'ottima pubblicità per la nostra zona. Una questione che tiene banco da mesi e non potrebbe essere altrimenti è quella delle estrazioni petrolifere legata alla legge 164/2014, la cosiddetta Sblocca Italia, approvata lo scorso novembre. Fin dall'inizio diversi comitati locali e movimenti studenteschi hanno fatto sentire la propria voce sull'argomento, cercando di indurre gli organi amministrativi regionali a riconsiderare la propria posizione e ad impugnare inoltre la legge considerata deleteria per l'ambiente e le finanze lucane.
65 comuni, la metà dei 131 che compongono la nostra regione, hanno deliberato al Presidente della Regione di impugnare presso la Corte Costituzionale i 4 articoli incriminati. Un ultimo incontro per informare la cittadinanza e per tentare di far valere le proprie ragioni. I comitati di zona l'hanno tenuto a Lauria il 7 gennaio, quando ormai mancavano pochi giorni alla chiusura dei termini per l'impugnazione, scaduti il 10 gennaio. In tale occasione gli organizzatori hanno dovuto registrare l'assenza di tutti i sindaci vallucini interessati dalle nuove attività di ricerca ed estrazione. 10 sedie rosse, vuote, che fanno male, perché sarebbero stato preferibile vedere un maggiore interesse e propensione al dialogo su un tema tanto delicato. Con il nuovo anno il comune di Rivello deve fare i conti con la chiusura di due attività, il pub e il Paso Saloon e il bar a Carcara, entrambi situati in San Costantino, chiudono i battenti. Un duro colpo per l'economia rivellese, schiacciata tra una crisi nazionale che non accenna a cessare e problemi locali che portano le attività commerciali a non durare molto nel tempo. Speriamo in un'inversione di tendenza e nel farlo il pensiero va alla nuova gestione del pub denominato Joe's Garage. Ma con una punta di campanilismo non possiamo non citare e fare i nostri migliori auguri anche al chiosco Non Solo Bar, che si rinnova, si espande e diventa a tutti gli effetti un pub, il primo nel cuore di Trecchina. E sempre sull'onda dell'autoreferenzialità, chiudiamo con una notizia sulle attività del nostro forum. Lo scorso 6 gennaio alcuni ragazzi del forum hanno incontrato i bambini delle scuole elementari e medie per consegnare loro dei libri. L'evento, chiamato La Befana con il Forum, è stato un momento in cui abbiamo voluto avvicinarci ai più piccoli, che sono il futuro della comunità, oltre che della nostra associazione, per regalare loro un messaggio importante. Il dono della lettura e della cultura per fare in modo che crescano consapevoli delle loro potenzialità e del mondo che li circonda. Grande partecipazione ed entusiasmo da parte della comunità per questa nostra nuova iniziativa che ci rende orgogliosi del nostro operato e ci spinge a fare sempre di più e meglio per il nostro bel comune. Bene, per oggi è tutto. Noi vi ringraziamo come sempre dell'attenzione e vi aspettiamo alla prossima puntata, fra 15 giorni. Un saluto da Sara Cozzi e Niccolò Carlomagno.